Allora, prima demo che faremo è dimostrazione del processore per capire perché dovrebbe esserci un processore video nella catena video e che differenze fa, no? E per fare questa demo vi chiamo prima di spostarvi tutti di là, vi farò vedere demo di tone mapping, di motion interpolation di questa macchina qua, vedremo il piccolo Braghi e tela della Screen Research Clear Pix Ultimate e poi torneremo qua per l'ultima demo di un abbinamento spettacolare, diciamo, di due prodotti. Ok? Quindi se mi seguite qua. Ok, conoscete tutti i segnali HDR, 4K HDR? I segnali HDR vengono masterizzati per luci molto elevate, che oggi normalmente variano tra 1000, 2000 e 4000 nits, ma Standard prevede di andare anche a 4000 nits come luminosità, a 10000 nits come luminosità. Non esistono display in grado di riprodurre quelle luminosità, quindi quando un proiettore, ad esempio, viene calibrato e viene misurato il suo livello di massima luminosità, in questo caso abbiamo 110 nits, che sono tanti, 32 foot Lambert, esattamente standard di Dolby, di Dolby Vision e di Dolby Cinema, ok? Quindi abbastanza luminoso, però 110 nits sono molto lontani da 1000, 2000, 4000 o 10000 nits, no? E quindi Display deve fare il tone mapping per adattare l'enorme segnale video come gamma dinamica alle capacità del display, ok? E quindi ogni display che è compatibile con HDR fa tone mapping suo. Allora, perché un processore esterno per fare questa cosa? Ed è quella la demo che voglio farvi vedere qua. Parco attualmente con il nuovo firmware, legge i metadati di massima luce utilizzata nei film, quindi 1000, 2000, 4000 nits, e adatta il tone mapping alle sue capacità. Il risultato lo vedete qua. Un processore esterno come MedVR ha una enorme potenza di calcolo, molto più ampia di qualunque display che possa avere, e invece di leggere metadati, semplicemente analizza immagine per immagine e segnale, guarda in particolare nell'istogramma, nella distribuzione delle luci alte, medie e basse, e per ogni singola immagine, per ogni singolo pixel, in tempo reale fa un tone mapping diverso. Okay? Io adesso andrò a abilitare tone mapping di MedVR, che quindi convertirà un segnale HDR in SDR, lo manda al videoproiettore, il videoproiettore sende segnale SDR e disabilita il suo tone mapping. Non potete avere due tone mapping in una catena video. Okay? E vediamo che differenza fa, fate un po' attenzione ai dettagli e alle luci. Sapete che film è questo? No? Vediamo magari se vi aiuta Envy a capire che film è questo. In questo film si può adesso vedere la faccia di Harry Potter che non vedevate prima, si possono vedere più dettagli qua, una saturazione di colore un po' più alta, e penso che è abbastanza chiaro la differenza tra i due. Magari ritorno all'indietro così vedete di nuovo il tone mapping di Barco. E non c'è più Harry Potter. Okay. Diamo qualche altro esempio. Andiamo con tone mapping disabilitato di Envy e andiamo magari un po' avanti. Particolarità di questo contenuto video è un unico contenuto video che io conosco oggi che è stato masterizzato per 10000 nits, quindi sfrutta intero range possibile del segnale HDR, no? E il tone mapping di Barco qua rispetto a altri display che ho guardato fa un discreto lavoro, che nel senso che intorno ai cavalli non è tutto bianco, c'è qualche dettaglio che vedete, no? Intorno. Adesso commutiamo su tone mapping di MedVR. Questo è un segnale estremamente difficile appunto perché usa tutti 10000 nits e il risultato di Envy non vado a commentarlo perché penso che non serve descrivervi quello che vedete come differenza.
Ok? Andiamo avanti con un paio di esempi in più. Ad esempio qua potete guardare dettagli di bianco all'interno del vapore lì e potete guardare saturazione di colori che c'è intorno. Qua differenze meno evidente, diciamo, che nella demo precedente, però comunque importante perché dettagli in più li potete vedere, saturazione di colore è diversa sotto. Ok, andiamo ancora avanti. Guardiamo questa scena qua, abilito il tone mapping di Emmy. E qua non vedete grandi differenze, quindi qual è il punto? Il punto molto importante è che Envy non è una equalizzazione continua del segnale video, ma è analisi immagine per immagine che si adatta e fa modificare il segnale video dove ha senso modificarlo. Okay? Faccio vedere un ultimo esempio di tone mapping e poi passiamo su altre funzionalità. Su questa immagine qua potete guardare le luci alte bianche, quindi dove onda si infrange, vedete quella zona di bianco lì, vediamo cosa cambia abilitando il tone mapping. Penso che è chiara la differenza di dettagli in più a tutti, no? Ok, questo è tone mapping. Andiamo a vedere un'altra funzionalità. Tenete conto che tutti e due i processori Envy qua hanno una versione beta, neanche beta di firmware, meno di beta, però ci permette di mostrare il motion interpolation. E motion interpolation serve quando avete contenuto cinema, quasi tutti i film sono girati in 24p, 24 immagini al secondo, però se non vengono rispettati alcuni requisiti tecnici molto precisi durante la creazione di film, l'effetto di 24p non è bello cinematografico, ma diventa molto scattoso. Okay? E motion interpolation è pensata per sistemare quel difetto lì, quindi non per eliminare l'effetto che 24p fatto bene crea, ma per sistemare film dove questo è fatto male. E questo cartone animato è un ottimo esempio di questo, quindi prima lo vediamo senza motion interpolation. Per essere chiari, su motion interpolation ci sono due prodotti di Envy, c'è la versione Pro e la versione Extreme, questo è il prodotto di fascia più alta, Extreme. E solo il prodotto Extreme può essere aggiornato anche per motion interpolation, semplicemente perché ha potenza di calcolo sufficiente per farlo. Mentre il tone mapping che avete visto prima, i due prodotti lo fanno in maniera identica tra di loro. Okay? Verifichiamo solo che è disabilitato. Okay? E qua fate attenzione, problematico è sfondo quando si muove, quando si fa il panning, diciamo, con la camera. Vi dirò alcuni. Eagle Who hates music! Se questo palo like qua. But me? Be back by lunch, amico! Love you, mamma! I am not like the come rest of my casa. Family! Vedete i scatti quando si muovono? Sono... Tutta questa scena qua, i due tavoli che arrivano. Primo. Muchas gracias! Bravo, Miguel! E secondo che è inguardabile. Ok? È chiaro a tutti il difetto che fa. Adesso ripartiamo dall'inizio e vediamo con motion interpolation. No music!
quindi adesso lo abilitiamo e portiamo stessa scena. No music! Family in Mexico who hates music. Ricordate Paolo di qua? But me? Be back by lunch because... Love you, mamma! La scena dove si muove la casa. Hola, Miguel! Hola. Questa. Pure i due tavoli adesso, primo. Muchas gracias! De nada, Miguel! E secondo. Penso che è abbastanza evidente cosa fa come effetto, giusto? Ok. Adesso passiamo alla demo di proiettore Barco. Qua abbiamo il modello che si chiama Draghi. È un modello estremamente interessante nella gamma Barco perché si posiziona sulla fascia più bassa di proiettori Barco, ma porta le tecnologie molto interessanti. Ha un rapporto qualità-prezzo estremamente interessante. In questo caso abbiamo Draghi nella versione CineMasco. Quindi è un proiettore nativo 241, no? È un proiettore DLP, monochip DLP in particolare. Qualcuno di voi soffre di effetto rainbow? Ecco, lei non vedrà effetto rainbow qua e non lo vedrà per due ragioni. Una è che non c'è la ruota colore, ci sono tre RGB LED e quindi è molto veloce il cambio di colori, non c'è il passaggio di ruota colore che bisogna aspettare. E poi la particolarità di Barco è che Barco compra solo i chip DMD da Texas Instruments e tutto il processamento fa direttamente lei, che è altra cosa fondamentale per avere questo effetto qua. Il processamento arriva dalle macchine cinema professionali e dai proiettori che si usano nelle simulazioni e nell'ambito professionale, e tutte queste tecnologie finiscono in questa macchina qua, che gli permettono di fare diverse cose. Ad esempio, se uno usasse ancora schermi curvi con le lenti anamorfiche che fanno parecchia distorsione geometrica, quel proiettore potrebbe correggerli completamente. Oppure se posizioniamo questo proiettore in un angolo e proiettiamo con una evidente distorsione l'immagine, la correzione elettronica che può fare è di qualità, talmente alta qualità, che qua nessuno si accorgerebbe che risoluzione cambia su schermo per fare la correzione, per capire, ok? E tutto questo processamento, invece di essere fatto, non so, edge blending, warping, processamento di segnali HDR, tutto quello che fa in vari step, si fa in un singolo step. Barco lo chiama one step processing, single step processing, e questo comporta una latenza, un ritardo di gestione di segnale video molto basso, tra 15 e 20 millisecondi, che rende Barco adeguato anche per applicazioni gaming, in sostanza. E ultima cosa su DLP, magari da sottolineare rispetto alle altre tecnologie, sapete come funziona DLP più o meno, tutti avete sentito, specchietti che vibrano e mandano impulsi, quindi è l'unica tecnologia che è digitale fino alla proiezione, fino all'occhio umano, no? Questo è importante perché altre tecnologie, avete unità che generano immagini sottoposte ad altissime temperature, a umidità diversa, a invecchiamento nel corso della vita del prodotto. Qua avete un'unità digitale fino in fondo, che quella immagine che vedete il primo giorno sarà immagine per intera vita del prodotto, non c'è nessun deterioramento. L'unico deterioramento che c'è è invecchiamento delle sorgenti LED e laser, e si sa che sia LED che laser più o meno dopo 20.000 ore arrivano al 70% di luminosità, ma se il proiettore viene dimensionato correttamente per schermo, qua abbiamo detto che abbiamo 110 nits su un schermo di 3 metri di base, se si sovradimensiona di 30%, Barco ha una funzionalità che si chiama Constant Light Output, in sostanza una volta calibrato e inserito valore, lo misura in continuo, e man mano come sorgenti invecchiano alza la potenza se ce l'ha, diciamo, come headroom, arrivando alla fine di vita con stessa identica luminosità. Okay? Altre tecnologie di prodotti, alcune perdono contrasto giorno dopo giorno, non nomino il produttore ma è conosciuto, DLP applicato bene, attenzione, non tutti i proiettori DLP vanno bene, quello che a Barco piace dire è non conta la tecnologia ma conta l'applicazione della tecnologia, e qua lo vedrete. Conseguenza di questo sono uso anche di ottiche di vetro di altissima qualità, e quindi due demo che vi farò vedere qua, molto diverse tra di loro, vi faranno vedere una nitidezza e pulizia di immagine eccezionale con un senso di profondità che si genera molto molto alto. Okay. E poi colori molto belli e tutto
il resto. Quindi partiamo con il nuovo avatar. Anymore. We are going to Pandora. Now, I know you're all asking yourselves the same question. Why so blue? For our sins in our past life, we have been brought back in the form of our enemy. That gives us their size, their strength, their speed. And with our training, that's a pretty potent mix. We have a mission yet? Indeed we do. Our mission is to hunt down and kill the leader of the Na'vi insurgency, the one they call Toruk Makto, Jake Sully. Yeah! Definitely faster when I'm blue. Scout. No, seriously, and the animals respect me more. They don't think of me as human. Wait, you're human? Ha ha. Spot bogeys and you call them in. From a distance! Does any of this sound familiar? Get here! Jesus, I let you two geniuses land mission and you disobeyed direct orders. Kitty, can you go help your grandmother with the wounded, please? My brother is wounded. Please, leave her go, please. Took, go with her, go! Sir, I take full responsibility. Yeah, you do. That's right. Because you're the older brother, you gotta act like it. My Jake, your son is actually bleeding. Mother, it's fine. Let's go and get patched up. Go on, dismissed. You do understand? Ok. Il secondo clip che vedremo è completamente diverso. Questa è una presentazione digitale, totale. Adesso andiamo su un film che è registrato in pellicola e poi convertito in digitale. E anche lì fate attenzione sempre alla profondità di campo generata, ai dettagli sulle riflessioni di Aston Martin, alla faccia di Daniel Craig con tutti i dettagli che ha. E seconda cosa che vorrei far notare, utilizziamo un impianto di Meridian 2.1, è il più piccolo impianto che Meridian fa. Siamo in una sala abbastanza grande come volume, come potete vedere. Fate attenzione a due cose. Uno, da dove proviene il suono, da dove vi sembra che proviene il suono. E seconda, quando ci saranno le campane, quanto vi mancano i diffusori surround. Ok? Quindi vediamo. Pick it up! Pick it up!
Cook, my love. Your father would be so proud of you. Your sacrifice will be our glory. Don't understand. Bravo, bro. Pronto? Perché? Perché se non li ammazzo. We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. Che è capace di fare questo proiettore qua, tenete conto che questa è una tela bianca e intorno alla tela bianca non dovrebbero esserci superfici bianche, no? Perché chiaramente alzano il livello del nero. Applicazione home theater ideale, con scuro intorno alla videoproiezione, crea neri ancora più profondi chiaramente, che è diverso rispetto allo schermo che abbiamo di là, che è una tela ambient light ad alto contrasto. Adesso passiamo ad un proiettore quindi da 30.000 euro più IVA di listino e passiamo a un 3 chip DLP che costa doppio e vediamo che differenze fa, ok?